Ragazzi, buongiorno. Dopo la recensione di Dottor Strange Multiverso della Follia, ecco quella recensione di Black Widow, un film chiamato tantissimo che esplora l'origine storia di Scarlett Johansson. Posso dire che questo film è stato un film molto molto bello perché ci rappresentano le origin story della nostra cara amica Scarlett Johansson. Posso dire che per i fatti descritti in questi film sono dei fatti successi tra Infinity War ed Endgame, l'ho trovato tutto perfetto. Posso dire che in questo film vengono introdotti dei personaggi nuovi, ovvero il generale Dreykov, che praticamente è a capo di un'organizzazione chiamata Stanza Rosso, cosa che ci viene detta anche in Avengers e in Infinity War. Posso dire che in questo film, a parte che essere nuovi molto molto bello, ma ci vengono descritti il passato di Scarlett Johansson e le origin story della sua famiglia. Infatti in questo film vengono introdotti sia Red Guardian, che sarebbe il padre adottivo, che è un personaggio dei fumetti simile a Capitan America, però col costume rosso, che ho apprezzato veramente tanto. Posso dire che in questo film non vengono esplorate molto molto bene le origin story di questi personaggi, perché riescono a dare una caratterizzazione, anche se un prequel, a tutti i personaggi, e posso dire che è stato un film che mi ha intrattenuto, mi ha incuriosito e apre nuovi orizzonti per sia il personaggio successore di Scarlett Johansson, ma anche tutti i successori film o sequel di questo della Vedova Nera, perché in questo film non vediamo soltanto Scarlett Johansson come Vedova Nera, ma scopriamo che nel mondo ce ne sono anche altre. Posso dire che in questo film ho apprezzato la caratterizzazione di tutti i personaggi e, come sempre, Marvel Studios non sbagliano mai. Perché anche se è un film che non ti deve descrivere delle dinamiche nuove, ma delle dinamiche passate, riescono a farlo tranquillamente. Infatti, praticamente, Black Widow è un film nuovo, un film che porta dei nuovi personaggi, conclude la vicenda purtroppo della nostra cara amica, che tutti sapete com'è finito con Endgame, e lancia un nuovo personaggio, ovvero il suo erede, ovvero Florence Pugh nei panni della nuova Vedova Nera. Posso dire che in questo film ho apprezzato dal primo all'ultimo le dinamiche, ho apprezzato anche gli avvenimenti che vengono dopo Civil War e dopo Civil War, dove vediamo anche il nostro caro amico Sergente Rosso, che abbiamo visto già in Incredibile Hulk, ma anche in Civil War. Posso dire che alcuni avvenimenti che avvengono nel film, finalmente, come i fatti di Budapest, ci vengono spiegati, cose viste già in Avengers e in Avengers Age of Ultron. Posso dire che non è facile per me cioè staccarmi dal personaggio di Black Widow, perché comunque ha caratterizzato le prime tre fasi dell'MCU. Però sono convinto che l'hanno sostituto, ovvero la nuova Vedova Nera interpretata da Florence Pugh, sicuramente darà un nuovo volto al personaggio e, come si può vedere anche a fine film con la scena post-credit, e come si può vedere anche in Occhi di Falco. In questo film ho apprezzato specialmente Red Guardian, simile a fumetti, un Capitano America diciamo con una nuova tuta, ma ho apprezzato tantissimo anche la Stanza Rossa, questo diciamo posto dove vengono allevate con una sostanza attraverso un nervo da Dreykov, e mi ho apprezzato le dinamiche e il villain, perché Taskmaster è un villain di, penso, uno dei migliori dell'MCU insieme a Thanos e Loki, perché riesce anche come nei fumetti a prendere le mosse e riportarle. Infatti la nostra Scarlett Johansson nel corso dei film ha delle difficoltà, perché Taskmaster è praticamente un soldato che ha studiato tutte le mosse dei nostri cari amici Avengers. Quindi, che altro dire di questo film? È stato un film che io ho apprezzato tantissimo. Potete trovarlo su, appunto, in Blu-ray, se volete acquistarlo fisicamente, così potete vederlo ogni volta che volete. Eccolo qui a voi. Oppure potete recuperarlo sulla piattaforma ormai conosciuta a tutti come Disney Plus. Però, prima di concludere il video e di avervi parlato di ciò che ne penso di Black Widow, ecco a voi che vi mostro una piccola chicca.
che questa qua mi è stata consegnata all'uscita del film, dove ho potuto andare all'anteprima, come quella di Spider-Man e di Doctor Strange, ed è stata un'esperienza unica. Posso dire che in questa nuova fase dell'MCU, ma penso che farò un video e vi parlerò di questa nuova fase, dove ci sono delle novità, dove ci sono dei personaggi nuovi, ma ci sono dei personaggi dove, per pochi che non conoscono i fumetti, stanno comunque avendo successo. È vero, concludere tutto con Endgame non è stato facile. Ci dovremmo abituare per forza di cose a dei volti nuovi dell'MCU, però sono convinto che nel corso di questi anni le ameremo come abbiamo amato i primi Avengers. Di certo Tony Stark e Cap rimarranno, e Scarlett, ovvero Black Widow, per avere Black Widow, rimarranno nel mio cuore, però sono convinte, come ben sapete tutti, delle storie comunque narrative finiscono e se ne aprono nuove. Quindi che altro dire? Io vi aspetto in un prossimo video, come sempre vi abbraccio e vi voglio bene 3000, ormai siamo diventati una flotta e insieme ci toglieremo tantissime soddisfazioni. Quindi non mi resta che salutarvi, augurandovi buona giornata e come dico sempre, ci vediamo al prossimo video, perché io e il mio amico Tony Stark vi teniamo d'occhio. Alla prossima, ragazzi.